Nel 1997, una donna danese in visita alla città di New York è stata arrestata e perquisita per aver lasciato sua figlia in un passeggino fuori da un ristorante, mentre lei e il padre della bambina cenavano all'interno. Una pratica a quanto pare comune in Danimarca. L'episodio ha suscitato indignazione a New York, dove i residenti sono rimasti sbalorditi dall'idea che i genitori lasciassero una bambina di 14 mesi da sola su marciapiede. In Danimarca le persone erano ugualmente sbalordite dall'idea di essere arrestate per aver lasciato un bambino incustodito mentre si faceva la spesa o si cenava. Le accuse sono state in seguito ritirate e la donna ha intentato una causa per falso arresto da 20 milioni di dollari contro la città. Nel 1999 una giuria le ha assegnato 66 mila dollari, rifiutando molte delle sue affermazioni, ma concordando sul fatto che non avrebbe dovuto essere perquisita. Nella Cina di Mao Zedong ci fu un esperimento chiamato Campagna dei 100 fiori. Per un anno hanno permesso e incoraggiato le persone a parlare liberamente e apertamente del regime comunista. Dopo un anno, il governo cinese ha ritirato la campagna e ha imprigionato coloro che ne parlavano in modo critico. Il termine Campagna dei 100 fiori deriva da una frase pronunciata dal leader comunista in un suo celebre discorso del 1956. Che 100 fiori fioriscano, che 100 scuole di pensiero gareggino. Mao Zedong è una delle figure dominanti della storia del Novecento. Nel 1949 portò al potere i comunisti in Cina. Ogni anno i Paesi Bassi inviano 20.000 bulbi di tulipano in Canada per ringraziarli del loro aiuto nella Seconda Guerra Mondiale. Per capire questa tradizione, dobbiamo tornare indietro nel tempo fino all'anno 1940, quando la principessa olandese Giuliana e alcuni membri della sua famiglia furono costretti a fuggire dal loro paese, quando la Germania nazista invase i Paesi Bassi durante la Seconda Guerra Mondiale. Fuggirono a Ottawa, in Canada, dove vennero tenuti al sicuro per 3 anni, fino a quando i Paesi Bassi non furono liberati dalla Germania nazista. Dopo che la principessa Giuliana riuscì finalmente a tornare a casa sana e salva nei Paesi Bassi nel 1945, inviò 100.000 bulbi di tulipano in segno del suo profondo apprezzamento. A Longyearbyen, in Norvegia, non ci sono opzioni per la sepoltura. L'unico cimitero della città è stato chiuso a inizio secolo perché fa così freddo che i corpi sepolti lì non si decompongono. Le temperature a Longyearbyen scendono sotto i meno 45 gradi Celsius e dopo aver seppellito i corpi all'inizio del secolo, i cittadini si resero presto conto che non si decomponevano affatto. I corpi nel cimitero erano così ben conservati che gli scienziati hanno trovato tracce ancora vive della pandemia di influenza spagnola che fra il 1918 e il 1920 uccise dalle decine al centinaio di milioni di persone nel mondo. Ora, nella gelida cittadina, un nuovo cimitero è pianificato in un nuovo posto, vicino alla chiesa, e sarà pronto nel corso del 2022. Un trattamento per il cancro, noto come fototerapia dinamica, ha l'effetto collaterale di dare agli esseri umani un leggero livello di visione notturna. La retina, con questo trattamento, diventa in grado di elaborare la luce a lunghezze d'onda superiori al dominio della luce visibile. Nel 2020, i ricercatori hanno finalmente capito perché questo accade. La rodopsina, una proteina fotosensibile nella retina dei nostri occhi, interagisce con un composto fotosensibile chiamato cloro-E6, un componente cruciale di questo tipo di trattamento del cancro. Il lavoro si è basato su ciò che gli scienziati già sapevano sul composto organico retinico, che si trova negli occhi e di solito non è sensibile alla luce infrarossa. Si stima che 100.000 giapponesi scompaiano senza lasciare traccia ogni anno, molti per salvare il proprio onore dopo un divorzio, la perdita del lavoro, il fallimento di un esame o un debito. In Giappone questo fenomeno si chiama Yauhatsu, traducibile come evaporazione.
È stato teorizzato che la dura cultura del lavoro giapponese, in combinazione con la mancanza di sostegno familiare e comunitario, abbia contribuito alla prevalenza del yauhatsu in Giappone. Inoltre, lasciare un'azienda è considerato vergognoso nella cultura giapponese. Suicidio, lavorare fino alla morte e diventare yauhatsu sono quindi i potenziali risultati. Può anche risparmiare alla famiglia i costi elevati che possono essere associati al suicidio, ad esempio debiti o spese per il funerale. Pressioni sociali simili contribuiscono anche alla prevalenza del tasso di suicidi relativamente alto. Cosa ne pensi di questi fatti? Se vuoi ascoltarne altri, iscriviti al canale, attiva le notifiche e metti un like. Ti aspetto anche su Instagram. Nel frattempo, mantieni accesa la tua fiamma.